Da 2400 anni Platone domina la filosofia anche come teorico della politica. Ateniese, aristocratico, nella sua biografia spiccano i tre viaggi e i lunghi soggiorni in Sicilia alla corte di un tiranno. Professor Gadamer, come si concilia la teoria platonica dello Stato con la tanto controversa esperienza siracusana? Nel pensare, nell'interessarsi a Platone, ci si deve rendere conto del fatto che egli non era un professore di filosofia, ma apparteneva a uno dei ceti sociali preminenti della democrazia attica. Come discepolo di Socrate, egli ha imparato a vedere molto chiaramente le debolezze, gli errori di tale democrazia. Per questo, Platone ha cercato di vedere se altrove ci fossero possibilità migliori per una nuova organizzazione della società e della vita dello Stato. Nella famosa settima lettera, egli dice che alla fine ha dovuto riconoscere come tutti gli Stati siano mal amministrati. E perché è poi andato in Sicilia? Sì. La domanda è molto semplice. Lì c'era pur sempre l'ordine dei pitagorici, l'organizzazione politica di Pitagora, di quell'uomo di grande carisma in ambito religioso e matematico, il grande Pitagora. Und es waren die Pythagoreer, mit denen Plato in Magna Grecia, ossia in Italia, in Sicilia, Platone cercò un contatto proprio con i pitagorici, nutrendo la speranza di convincere ed indurre, con l'aiuto dei suoi amici, il giovane sovrano di Siracusa ad amministrare in modo giusto, giusto nel senso platonico, e a condurre in modo giusto lo Stato e la città. Quindi la sua impresa non era affatto così assurda. Per giunta la Sicilia rappresentava uno dei punti nodali per la situazione complessiva della cultura mediterranea, come si rivelò molto presto. Nämlich Sizilien war das Land zwischen Cartago. La Sicilia, infatti, si trovava tra Cartagine e Roma, tra la cultura greca che si era diffusa nel nord del Mediterraneo, fino in Spagna e nella Francia del sud, da un lato, e il dominio punico, il dominio cartaginese, dall'altro. Und auf der anderen Seite war die punische Herrschaft, die karthagische Herrschaft. Also die historischen Voraussetzungen. Dunque, il presupposto storico dell'iniziativa di Platone non è affatto rappresentato dall'abbandono della democrazia, ma piuttosto dal fatto che, vedendo in tutte le polis democratiche ateniesi comunità non giuste, vedendo solo comunità corrotte e guidate erroneamente dall'ambizione, dall'avidità, Platone sperò, confidando nell'educazione in parte religiosa, in parte filosofica, che avrebbe potuto dare al giovane sovrano, al giovane tiranno di Siracusa, sperò di poter ottenere infine uno Stato o delle città in cui vengano stabiliti tutti gli ordinamenti e vengano prese le decisioni in vista della giustizia e di una vita giusta. Alle Einrichtungen und Entscheidungen trifft. Also so erklärt sich zunächst. Essenzialmente in questo modo si spiega la decisione platonica di raggiungere la Sicilia e pertanto il ruolo che gioca la settima lettera, questa famosa testimonianza di Platone. Non si dovrebbe mai dimenticare che la settima lettera è l'unico scritto che abbiamo di Platone in cui egli parla di sé in prima persona. Plato hat nur Platone in questa lettera ha solo manifestato i suoi pensieri e il motivo della lettera è senz'altro molto tragico.
Nel gruppo degli amici di Platone, che in Sicilia, a Siracusa, tentarono con le armi di pervenire a forme di dominio ordinate, equilibrate, eque, nacque un conflitto, un dissidio, che portò all'atroce assassinio del più caro degli amici di Platone, all'assassinio di Dione. Dem liebsten seiner Freunde, jungen Freunde, an Dion geführt hat. Und damit tale assassinio provocò un terribile scompiglio nel governo appena formatosi a Siracusa. In Siracusa neu begründete Regierung gelangt war. In diese Situation schreibt dieser Brief. Scrive la lettera in questa situazione e vuole dunque dire: ora per favore smettetela una volta per tutte di guerreggiare l'un contro l'altro e provate ad accantonare, a smorzare la situazione con un'amnistia e a dar vita ad una forma di governo equa. Consiglio voi, amici di Dione, di imitare il suo amore di patria e la sua saggia condotta di vita, e di tentare di attuare sotto i migliori auspici i suoi propositi. Voi intanto siete premuti da molte e varie discordie e sedizioni, ogni giorno rinascenti. Chiunque ha avuto per grazia divina anche solo un poco di retta opinione, deve sapere che mai in una guerra civile hanno tregua le sciagure, fino a che i vincitori in battaglia non finiscano di sfogare il loro rancore con esili e stragi e di trar vendetta dei loro avversari, fino a che, divenuti padroni di se stessi, non promulghino leggi per tutti, favorevoli ai vinti non meno che a loro, e costringano i vinti a rispettarle con un duplice mezzo di costrizione, il rispetto e la paura. Con la paura facendo temere, in virtù della sua superiorità, l'uso della forza, con il rispetto, dimostrando di essere superiori anche nel dominio dei piaceri e di volere e potere meglio obbedire alle leggi. Quando le leggi siano state poste, tutto dipende da questo. Se i vincitori si mostreranno ossequienti alle leggi più dei vinti, la salvezza e la felicità regneranno dovunque e tutti i mali scompariranno. Se no, non chiamate me né alcun altro a collaborare con chi non vuole dare ascolto a quelle cose che ora vi si consigliano, perché esse sono sorelle di quelle che Dione ed io tentammo di fare per amore di Siracusa. La dottrina di Platone sullo Stato è contenuta principalmente nella Politeia, cioè la Repubblica, una summa filosofico-politica considerata una pietra miliare per l'umanità e interpretata in modi a volte completamente opposti. Professor Gadamer, come dobbiamo intendere noi oggi quest'opera? Ja, ich fange wieder mit dem Satz an, Plato war kein Professor der Philosophie. Inizio nuovamente con l'affermazione: Platone non era professore di filosofia, ma si trovava nel bel mezzo della vita sociale in una posizione di spicco. Apparteneva ad una delle famiglie più in vista della città. Egli, di fatto, con la sua dottrina, ha sviluppato un grosso influsso sulla gioventù ateniese, e precisamente proprio sulla gioventù dei ceti più elevati, che comunque erano, come sempre succede, molto influenti dal punto di vista politico. So hat also auch Plato hier e così anche Platone, in qualche modo, ha voluto formulare in questo contesto i suoi pensieri politici. Come l'ha fatto? Avvalendosi di un'utopia, egli ha delineato l'immagine di ciò che non andava bene in Atene e in tutte le altre città greche. Wenn er also zum Beispiel
Quando, ad esempio, nella Repubblica, nella descrizione dello Stato ideale, Platone afferma: dobbiamo avere una comunità delle donne e dei bambini, egli naturalmente non intende la concreta realizzazione di tale comunità. Una cosa del genere sarebbe stata impossibile anche in Grecia, e non avrebbe avuto alcun senso dire questo ai suoi amici siciliani proprio quando si trovavano in così preoccupanti disordini. Quello che però Platone intende con ciò è: la si deve far finita con il paternalismo e con il nepotismo che nella vita sociale ostacolano la giustizia nella direzione e conduzione dello Stato, poiché sono sempre i familiari o i banchieri e così via a venir favoriti. Per questo egli costruisce uno Stato. Io dico sempre: la Repubblica Platonica si deve leggere come si leggono i viaggi di Gulliver di Swift. Si tratta di una critica ai continui abusi, al malgoverno, in cui rientra anche una critica all'educazione. Perciò si può dire: Platone ha sviluppato nella Repubblica un programma educativo, una paideia, ma anche tale programma educativo naturalmente non è privo di quella ironia eccelsa, sovrana, con cui Platone scrive sempre. Quando dice, per esempio: sì, tu devi anche apprendere l'astronomia, ma non devi per questo continuamente torcerti il collo per guardare in alto. Non è necessario. Per sapere l'astronomia si devono piuttosto apprendere i numeri e la matematica e così via. Bisogna tener presente che non era affatto così insolito nella Grecia d'allora esprimere opinioni politiche in forma utopica ed ironica. Era infatti pericoloso dire all'altro in modo diretto: tu sbagli. Platone, già molto vecchio, ha scritto anche Le leggi, la sua opera più vasta, interamente dedicata alla politica e considerata, a torto o a ragione, contraddittoria. Quale significato si può attribuire a quest'opera? È vero. Platone, nella sua tarda vecchiaia, ha scritto una seconda opera politica. Nella prima concezione dello Stato, egli infatti affermava: una città è ideale solo se tutti i cittadini sono solidali e quindi non si ha affatto bisogno di leggi. Nello scritto successivo, Platone ha modificato questa convinzione, tornando però a descrivere la fondazione della polis in modo ancora una volta immaginario, ancora una volta utopico, ovviamente ancora una volta utopico. Also das Buch über die Gesetze ist auch nicht, wie man immer sagt. Hat eingesehen, dass der erste Staat. Il libro sulle leggi non sta a significare, come si dice sempre di Platone, che egli si rese conto dell'irrealizzabilità della prima forma di Stato. Non si deve ritenere Platone così sciocco. Egli ha sempre saputo che si trattava di un'utopia. E se in seguito ha scritto le leggi, ha fatto di nuovo la stessa cosa. Ha colto cioè l'occasione per dire cose in una forma letteraria, che tutti accettarono immediatamente come una forma letteraria, e non ha avanzato richieste di nuove leggi, come abitualmente si faceva nelle assemblee popolari. Fino alla fine egli ha mantenuto molto fermo il suo riserbo nei confronti della democrazia che aveva condannato a morte Socrate. Ed è fuori di dubbio che anche le leggi debbano essere considerate come un altro scritto, un ulteriore contributo volto a mostrare nell'educazione dei giovani e nell'ordinamento della società la possibilità di giungere a migliori forme di amministrazione, non imitandole, ma perseguendone di più lo spirito.
La ricerca scientifica ha mostrato che c'è un grande discendente, un grande erede delle leggi. Qualcuno si meraviglierà del fatto che si tratti della Chiesa cattolica. Soprattutto con Sant'Agostino, essa si è ispirata al concetto platonico di Stato.